vibe. Something wrong, mommy crying, daddy gone. Wasn't me, nosebleeds, empty fridge, no groceries. Teardrops running down my face. It's just one of those days. If you and me would meet someday, I think the first thing you'll say is something like, I've made some mistakes in the past, but something that it cannot change. I try to do the best that I can to push it all away, but I would do it all again. I would do it all again, yeah. Del nastro Rione Mazzini per la prima edizione del torneo Il Calcio nei Quartieri. Ne parliamo con il giornalista Michael Mambri di questo evento che anima uno dei quartieri più popolosi della città. Buonasera Massimo, sì, il Calcio nei Quartieri che rispecchia quello che un tempo era il trofeo Città di Avellino, una manifestazione importante, l'ho sempre considerata come il fiore all'occhiello di Avellino e come una delle manifestazioni più importanti a livello locale, ma che poi ha portato anche gente da fuori, dall'Irpinia e anche in alcuni casi persone che venivano da Napoli. Io ho partecipato tante volte, anche quest'anno parteciperò con i miei amici perché è bello ricordare, è bello amare la nostra città attraverso questa esperienza. Ci sono molti bambini come potete vedere, molti ragazzi di varie fasce d'età, le televisioni che rendono un'atmosfera elettrizzante, frizzantina e che soprattutto in questo momento ci voleva, siccome Avellino ha bisogno di una svolta. Torneo che viene suddiviso in tante categorie, dai più piccole ai più grandi. Questa sera c'è anche la partecipazione di alcuni tesserati dell'Avellino. Sì, infatti ho visto che ci sono Lazzarini e Morosini, stanno facendo un sacco di foto. Giulio Evangelista. Ah, c'è anche Duilio, appunto, questo lo sapevo, però ok. Cioè, stanno facendo tante foto con i bambini, è bello vedere che la squadra è vicina alla popolazione, vicina alla città e questo non può far altro che bene, perché se c'è questo affetto e c'è questa unione di intenti, si crea un connubio perfetto e probabilmente potrà dare una mano anche al campionato in corso. Mattia Mongelli, possiamo parlare dell'anima di questo torneo. Grande entusiasmo a Rione Mazzini. Come è nata l'idea di organizzare questo torneo, di rivitalizzare non soltanto Rione Mazzini? Nata in primis da un gruppo di amici, ci siamo visti, ne abbiamo discusso, era parecchio, erano 3 anni che non si faceva, un campetto totalmente abbandonato. Niente, con l'aiuto dell'amministrazione che ci è stata vicina, in primis la consigliera che si è presa a cuore questa questione del torneo, siamo riusciti anche grazie all'FC Avellino che ci ha dato una mano soprattutto per l'iter burocratico, siamo riusciti ad organizzarlo nel migliore dei modi, stiamo cercando di curare anche i minimi dettagli. Ovviamente dopo 3 anni ormai la gente aveva perso un pochino l'abitudine, soprattutto i bambini, poi ci sono anche settembre, il periodo di preparazioni, quindi parecchi non possono partecipare, però l'importante è che siamo ripartiti, l'importante è che abbiamo fatto rinascere questo quartiere, che ribadisco veramente in 3 anni, io lo vivo tutti i giorni, e c'era veramente poco da fare, un campetto ormai distrutto, l'abbiamo ripristinato e diamo la possibilità soprattutto ai ragazzi di divertirsi. Un'ultima domanda, come è articolato questo torneo? Il torneo è articolato in 6 categorie, si parte proprio dai più piccoli, dai 4 anni, quindi la categoria 4, 5, 6 anni, cioè, veramente abbiamo riuscito a... Un divertimento. Sì. Sì, perché poi è difficile, come ben sapete, i tornei per i grandi riescono ad organizzare tutti, ma organizzare i bambini, farli venire qua, farli venire con i genitori è una cosa difficile da creare. Abbiamo anche queste scuole calcio, che Monteforte, Gigi Molino, che ci daranno anche una mano, anche per innalzare un pochino il livello. Lezzerini, ciao. Aspetta, avvicinati, mette il filo un po'. Ciao a tutti, buonasera. Luca, com'è stare qui ad Avellino? Tu che sei una new entry? Sicuramente mi trovo bene, si sta bene ad Avellino, c'è un gruppo bellissimo e quindi sono felice. Speriamo che ci fai felici più che altro, eh? Speriamo. Poi c'è Leonardo Morosini. Ciao. Un amico mi ha detto che quando ti sei presentato qui a Avellino ti sei presentato come il Messi di Avellino. In realtà mi hanno presentato così, non ho detto niente. Eh beh, giustamente. Oppure ho detto non chiamatemi Messi Avellino perché cioè, stiamo parlando di troppo grandi. Qui sono il Moro di Avellino. Il Moro, ok.
E poi abbiamo il nostro Giulio Evangelista. Duilio, scusami. Tu sei nostrano proprio. Sei di qua, proprio di qua. Quante volte ci hai giocato su sto campo? Parecchie. Quanti tornei hai fatto come tutti sti ragazzetti? Non credo si possano trovare. Troppi. Troppi. E un augurio che puoi dare ai nostri giovani aspiranti? Che riescano ad esaudire il proprio sogno. Penso che sia quello di giocare a calcio. Eh beh, penso di sì. Di certo vogliono fare i ballerini. Matti. E quindi, che dire? Lui se ne sta scappando, preso dal panico. Glielo facciamo un grande applauso? Io non lo sento però il grande applauso. Più forte. Ragazzi, voi ci andate allo stadio? Sì. È un coro da stadio da poter fare per incitarli a vincere e a portarci su in classifica quest'anno? Ce l'abbiamo un coro? Non ce l'abbiamo un coro. Abbiamo perso il coro. E cioè? Facci sentire. Ma si mette vergogna. Allora, con l'augurio di tornare in Serie A, io congederei i nostri campioni. Raga, mi raccomando, fateci tra virgolette sognare e portateci in alto perché ne abbiamo bisogno.